La ricetta di oggi si adatta perfettamente a questo clima un po' freddo. Si tratta di ravioli al succo di barbabietola con il ripieno di mele e noci. Per la pasta andiamo a mescolare 70 g di farina tipo 1 e 30 g di semola di grano duro con 50 g di succo di barbabietola. Prepariamo subito l'estratto di barbabietola rossa, tagliamo una barbabietola fresca in quattro, accendiamo il nostro slow juicer e pian piano inseriamo la barbabietola all'interno. Per questa ricetta ho usato il filtro a maglia fine, che mi serve per estrarre un succo molto più limpido e più sottile, mentre l'estrattore è dotato anche di un filtro a maglia larga per ottenere delle purée con facilità di frutta e di verdura e, volendo ghiacciare la frutta e la verdura, abbiamo anche il filtro cieco, ovvero questa bellissima cosa di plastica nella quale andiamo a mettere la frutta e la verdura ghiacciata per ottenere dei sorbetti o dei gelati. Prepariamo adesso l'impasto utilizzando il nostro food processor. Ho sostituito la lama tradizionale con la lama in plastica, che è quella data in dotazione per gli impasti. Vado a mettere il mio mix di farine. Aggiungiamo un po' alla volta il succo di barbabietola accendendo alla minima velocità. Ecco l'impasto pronto, lo andiamo ad impastare un pochino con le mani e una volta impastato con le mani andiamo a formare una palla. Mettiamo l'impasto ben impastato in un sacchetto chiuso mezz'ora in frigorifero. Prepariamo la farcia, andiamo nel nostro food processor a sostituire la lama di plastica con quella tradizionale e inseriamo dentro le noci sgusciate, mezza mela già sbucciata, io la taglio già a pezzettini così lo aiuto un pochino. E mezzo panetto di tofu, saranno circa 50 grammi. Condisco con un po' di sale e aggiungo anche un filo d'olio. Azioniamo alla minima velocità il food processor e iniziamo a mixare la nostra farcia. Ecco la farcia pronta, vedete che è leggermente granulosa, che lascia un ottimo effetto crunchy in bocca. Una volta stesa la pasta, andiamo a riempirla con la nostra farcia in questo modo. Chiudiamo con la seconda sfoglia, la tiriamo leggermente in questo modo. E la posizioniamo sopra la prima sfoglia. Ecco le mani. Andiamo così gentilmente attorno alla farcia. Ecco Poi prendiamo uno stampino come questo o una rondella e tagliamo i ravioli.
come salsetta di accompagnamento per i nostri ravioli ho voluto cuocere un po' di sedano rapa e un po' di mela con semplicemente un filo d'acqua. Una volta arrivati a cottura, adesso passo a frullare il tutto con un po' di olio, un pizzico di sale e utilizzo il frullatore ad immersione alla massima velocità. I ravioli li ho cotti per circa 3-4 minuti in acqua bollente salata e una volta cotti i ravioli ho pronto tutto quanto per l'impiattamento. Metto la mia cremina sul piatto e vado a stenderla con un pennello largo. In questo modo. Dispongo quindi i ravioli . Aggiungo delle foglioline di cress di barbabietola rossa sopra ad ogni raviolo. Do una grattata di pepe nero e aggiungo un filino di olio. Ed ecco pronti i nostri bellissimi ravioli.